Allora andiamo a vedere un pochino che cos'è questo tè di composto. Ecco qua, questa è l'attrezzatura per fare il tè di composto areato della dottoressa Ingham e di Paul Taylor del Rhode Island Institute americano. Stiamo facendo le sperimentazioni qua in Italia, appunto col clima del cuneese, quindi in provincia di Cuneo, esattamente a Scagnello, al prestazione dimostrativo dell'Istituto Italiano di Permacultura. Adesso vediamo cosa sta succedendo qua. Qua bolle dell'acqua. Vediamo come bolle. Questa è una bollitura d'aria fatta a freddo con un compressore. E adesso andiamo a vedere esattamente che cos'è questo tè di composto areato e come si fa. Eccoci qua. Iniziamo a spiegare che cos'è il tè di composto areato. Speriamo che si senta bene l'audio, perché qui abbiamo il motore del compressore. Infatti lo spengo un attimo. Eccolo qua. Allora, che cos'è il tè di composto? Allora, il tè di composto in realtà è un biostimolante. Non è un fertilizzante, ma è un biostimolante, cioè uno stimolante della vita. Cioè noi riattiviamo la vita quando spruzziamo questo tè di composto areato. Ecco, vediamo perché. Allora, il perché è perché intanto contiene sia alcuni nutrienti che sono poi solubili nell'acqua, e però principalmente perché è un stimolante di vita, perché appunto è pieno di vita, quindi è pieno di microorganismi. Quindi in realtà cosa facciamo noi con questa operazione, che adesso andrò a spiegare e dimostrare, proprio perché oggi appunto dobbiamo farlo, perché è una bella giornata, è almeno un mese che non lo facciamo, e quindi lo inizio a fare, lo devo fare, e spiegando appunto che cos'è, come facciamo a estrarre questi microorganismi. Allora, intanto il nome tè di composto vuol dire appunto che prendiamo del composto e lo diluiamo nell'acqua. Però come? Attraverso appunto una reazione di un compressore che appunto sta qua dietro di me, che avete visto prima. Allora, come facciamo? Come funziona questo sistema? Intanto prendiamo del buon composto fatto da noi, chiaramente questo è un composto termofilico, chiaramente cerchiamo di non avere, come in questo caso, pezzi vari, sassi e tutta questa roba qui, rametti eccetera. Comunque, se rimane del materiale organico non ha importanza, che poi tanto galleggerà e che puliremo appunto il tè di composto da queste ramoscelli, materiale organico che galleggia. Comunque l'importante è avere questo è un composto termofilico, non a maturazione completa. Questo è importante capire, che bisogna farlo un po' prima della maturazione completa, perché un po' prima vuol dire che ancora abbiamo materiale organico e dei pezzettini vari eccetera, e quindi vuol dire che è ricco di nematodi e di tanti altri microorganismi. Noi principalmente, ci interessano batteri, che sono poi diciamo la base appunto della vita, come per noi le piante, e tutto ciò che poi si alimenta dei batteri. Quindi per esempio i protozoi. I protozoi mangiano i batteri, ok? E quindi i protozoi ci serviranno pure. Poi avremo nematodi. Nematodi che mangiano i batteri, nematodi che mangiano protozoi, nematodi che mangiano nematodi. Allora, nematodi in questo caso sono benefici, sono dei vermetti, diciamo, che ho già pubblicato in varie volte appunto su Facebook e su altri media, social media, e sono dei vermetti che appunto sono molto benefici, perché intanto vuol dire che se ci sono nematodi il discorso è aerobico. Ecco, l'altra cosa importante è capire che siccome che noi lo areiamo, areggiamo, vuol dire che immettiamo dell'ossigeno all'interno dell'acqua, ok? E questo serve proprio all'estrazione di tutti questi microrganismi. Ma sono, perché? Perché sono tutti microrganismi aerobici, ok? Cioè che vivono in presenza di aria. Ecco qua. Diciamo, queste sono le tipologie varie che a noi ci interessano principalmente.
Poi chiaramente abbiamo poi gli artropodi, abbiamo ragnetti, scarafaggetti, vermi di terra, vermi della decomposizione come le segna fetida, eccetera, che però ovviamente non sono, non li mettiamo nel tè di composto, poi quelli verranno da soli o le useremo quando useremo direttamente questo composto, per esempio come pacciamatura alla base delle piante. Ok? Ecco, allora concentriamoci un attimo sull'estrazione di questi microrganismi. Quindi questi microrganismi vengono estratti attraverso l'ossigenazione. Allora, cosa succede? Che cosa andremo a fare adesso? Andremo a estrarre intanto questi microrganismi dal composto termofilico e questi ragazzi e ragazze che sono presenti in questo composto si andranno a riprodurre in presenza di ossigeno. Chiaramente, se c'è tanta riproduzione, di cosa avranno bisogno? Avranno bisogno di tanto cibo. Allora andiamo a vedere come noi alimentiamo questa appunto riproduzione. La alimentiamo in questo caso con alghe, queste sono un macerato di alghe di mare. Io personalmente uso anche un pochino di macerato di luppolo per aumentare il fosforo e quindi poi aumenta la mineralizzazione dei nutrienti. Questa è anche una cosa buona. E poi andremo a dargli della crusca biologica fatta localmente qua vicino. Allora andiamo a vedere un attimino questi ingredienti. Questi sono il cibo che aiuta i ragazzi e ragazze a andarsi e mantenere l'energia per riprodursi. Chiaramente se c'è troppo cibo, questo non è buono. Perché? Perché se c'è troppo cibo, cosa andrà a succedere? Va a succedere che si riprodurranno così velocemente che l'immissione dell'ossigeno non sarà, sarà troppo poca per mantenerli in vita e quindi inizieranno a morire e quindi di conseguenza il tè di composto diventerà anaerobico e quindi pieno di malattie, nematodi che mangiano le radici e tante cose insomma che non sono funghi che attaccano, insomma cose che non sono buone per la coltivazione. Ecco, quindi tendenzialmente questo è il processo. Poi il tutto deve essere fatto a temperatura ambiente, chiaramente, quindi noi lo facciamo all'aperto con questa temperatura e a fine giornata cosa faremo? Lo spruzzeremo direttamente. Ecco, questo è un altro dato che appena lo facciamo, appena è finito, questo probabilmente sarà tra le 12 e le 24 ore di tempo, noi di solito lo facciamo 12-18 ore perché abbiamo i pannelli solari e che non reggono durante la notte, diciamo, 7-8 ore consecutive di pompa ad aria del compressore e quindi riduciamo diciamo le ore, però comunque noi lo controlliamo col microscopio e vediamo che comunque sono presenti in numeri abbastanza soddisfacenti per il nostro utilizzo. Ecco, quindi in realtà noi che stiamo facendo stiamo coltivando microrganismi. Poi cosa posso più dire? Ecco, una pompa buona per fare questo lavoro qui è una pompa che muove almeno 65 litri al minuto e che sviluppa almeno 3.9 PSI di pressione. Ok? Allora, vediamo altri tipi di cibo che possiamo dare ai ragazzi e alle ragazze per farli riprodurre. Allora abbiamo alghe alghe per i batteri. Quindi abbiamo quello che vi ho fatto vedere prima, le alghe. Ecco, queste alghe chiaramente in determinata quantità aumentano diciamo, i batteri. Se aumentiamo un pochino le quantità, probabilmente vanno ad aumentare i funghi. Comunque le alghe le usiamo in realtà per avere un bilanciamento 50-50. Poi se vogliamo aumentare i funghi o batteri, adesso vediamo cosa possiamo fare. Allora, nel caso di batteri, se vogliamo appunto aumentare i batteri, crusca, come abbiamo fatto vedere prima, eccola qua, crusca di grano, biologica, aumenta i batteri, alghe dal 50 al 50, se invece vogliamo aumentare appunto i funghi, possiamo usare la farina di avena, possiamo usare la buccia di gamberoni tritata, per esempio, o possiamo usare questo fantomatico acido umico, che comunque sia viene inteso come acido umico questi acidi umici o questo humus antico che viene
trovato in Nord America, poi viene venduto anche in Italia, che è fenomenale, però secondo noi non è tanto sostenibile appunto per il trasporto, per andare a prenderlo, estrarlo questo humus, eccetera, e quindi non lo usiamo. Quindi tendenzialmente usiamo soltanto questi ingredienti, come appunto crusca, alghe di base, crusca per i batteri, farina d'avena per i funghi, buccia di gamberone pure per i funghi, una volta ci mangiamo i gamberoni comunque sia, anche se non sono sostenibili manco quelli perché comunque sia vengono da fuori, però una volta che troviamo dei gamberoni in giro basta prendere la buccia, la facciamo secchiare, tritare e la aggiungiamo. Allora, vediamo un attimino le dosi di come vanno diciamo usati questi nutrienti. Allora, la dose sono per esempio 250 grammi di crusca per 200 litri d'acqua, ok? In questo caso io sto facendo soltanto 80 litri di tè di composto, perché io riesco soltanto a dare 80 litri in una giornata, cioè non è una giornata ma fine serata, quindi in 2-3 ore, dalle 7 alle 9, un paio d'ore, dalle 6 e mezza alle 9, riesco a spulsare massimo 80 litri, quindi è inutile che ne facciamo di più perché non lo possiamo conservare, questa è un'altra cosa fondamentale da capire. Ok, allora vediamo un po' qualcos'altro, quindi crusca 250 grammi per 200 litri, farina di avena 250 grammi per 200 litri, invece le alghe sarebbe mezza tazza in 5 tazze d'acqua per 30 litri, quindi prendiamo mezza tazza, la diluiamo con 5 tazze d'acqua ed è pronto per 30 litri, quindi in questo caso io farò una tazza e mezza in 15 litri d'acqua e poi l'aggiungo. Chiaramente in questo caso ho fatto soltanto una versione concentrata e poi andrò ad aggiungere direttamente nel tè di composto. Allora, quello che dobbiamo fare poi è fondamentale arearlo almeno mezz'oretta prima di introdurre il composto o il compost e poi successivamente i vari ingredienti per far riprodurre i ragazzi e dargli tanta energia. Eccoli qua. Allora, vediamo un attimino, ecco, l'altra cosa fondamentale, se non avete il microscopio e quindi chiaramente non potete controllare la riproduzione, basta che state attenti all'odore, ecco, non deve puzzare e alla fine della bollitura deve raggiungere questo colore abbastanza scuro, ecco, il colore che possiamo dirvi appunto come diciamo riferimento è cioccolato fondente al 70%. Quindi basta che comprate una barretta di cioccolata al 70%, confrontate e vedete se il colore c'è. Se non c'è, magari continuate la bollitura o aggiungete un po' più di composto. Ecco, chiaramente tutto ciò dipende dal compost. Quindi deve esserci di base un buon compost di base, perché sennò chiaramente non possiamo estrarre niente. Quindi l'importante è sempre focalizzare su un buon compost termofilico. Nel caso lo usiamo per gli annuali, anche il compost di vermi va benissimo, quindi quelli di lombrico, dell'Esenia e Esenia fetida, perché è prevalentemente batterico e quindi per gli annuali preferiamo tè di composto o compost a prevalenza batterica. Per quanto riguarda invece i perenni, quindi uva, frutta eccetera, preferiamo un tè di compost a prevalenza fungina. Ok, ci siamo. Allora, adesso iniziamo a vedere un attimo le quantità di compost da inserire all'interno. Allora, per 80 litri, come in questo caso, se vogliamo fare un tè di compost a base fungina, cioè a prevalenza di funghi, dovremo usare 3,6 kg, quindi 3,6 kg di compost. Nel caso vogliamo fare 200 litri, sono 9 kg per 200 litri di compost. Poi, per quanto riguarda invece il compost a provenienza batterica, in questo caso sono 2,8 kg di compost e per quanto riguarda i 200 litri, 7 kg di compost per 200 litri d'acqua, quindi appunto a prevalenza batterica. Ecco qua, quindi l'altra cosa che possiamo aggiungere per esempio sono estratti di erbe varie come la consolida, il tarassaco, insomma tutti quegli accumulatori dinamici che appunto accumulano nei loro tessuti vari tipi di nutrienti, quindi appunto dal potassio come la consolida più ferro e altre cose, alla ortica per esempio con molto azoto, ferro eccetera,
poi ho detto appunto il tarassaco, ecco, in questo caso si usano da 30 a 200 millilitri di macerato di queste erbe ogni 200 litri d'acqua, ok? Ok, allora adesso abbiamo detto un pochino tutto, come lo usiamo, ecco come lo usiamo, questo qui lo spruzzeremo foliarmente, cioè lo usiamo come foliare, lo usiamo come appunto biostimolante foliare. Allora che succede? Quando noi lo usiamo, lo spruzziamo alle foglie, che succede? Che praticamente la cosa importante da capire è che dobbiamo coprire più superficie possibile di queste foglie, ok? Perché? Perché qual è l'azione in realtà di questo decomposto, quindi con tutti questi microrganismi che noi estraiamo? Allora, intanto un pochino ci sono questi nutrienti che noi estraiamo, come abbiamo detto all'inizio, che vengono assorbiti dalle stomata delle foglie che stanno appunto dietro alla foglia e vengono assorbite dalle stomata. Poi dopodiché tutti i batteri, tutti quanti i microrganismi andranno a otturare tutti i pori, i micropori della superficie foliare. Quindi che succede? Che quando arriva per esempio un attacco fungino come la bolla eccetera, non riesce ad aggrapparsi perché troverà tutta questa serie di microrganismi che probabilmente magari, anche se si attacca, digereranno, come si dice, avranno una digestione appunto di questo fungo, di queste parassiti che possono poi potranno andare ad attaccare le piante. Comunque dall'esperienza personale, da quando noi spruzziamo il tè di composto non c'è nessun attacco fungino, le foglie iniziano a scurirsi, la crescita inizia ad accelerare, gli effetti sono fenomenali. Comunque oggi poi quando lo spruzzerò farò una ripresa, prima che lo spruzzo alla vigna e poi una ripresa dopo 4-5 giorni, anche una settimana, dopo che appunto l'abbiamo spruzzato, per vedere gli effetti visivi. Quindi andiamo a fare il tè di composto, ed eccolo qua, attacchiamo il nostro compressore e andiamo ad aggiungere in questo caso 3.6 kg di compost termofilico. Ecco, io lo aggiungo direttamente dentro, senza metterlo in una... un sacco di juta, un sacchetto di juta, però più mettiamo barriere intorno al composto per estrarre questi microrganismi dovranno passare attraverso tessuti, pori, fibre eccetera, e quindi io preferisco lasciarlo libero il più possibile. Poi chiaramente noi lo possiamo filtrare prima di spruzzarlo nello spruzzatore, questo insomma è meglio perché il filtraggio viene fatto comunque quando i microrganismi già si sono moltiplicati e già sono nell'acqua, e quindi anche se qualcuno si può intrappolare comunque abbiamo una quantità molto grossa. Quando invece mettiamo il sacchetto direttamente intorno al composto magari non riusciamo a estrarre bene questi microrganismi, ok? Quindi abbiamo messo il tè di composto, il compost, e adesso andremo ad aggiungere il cibo per i ragazzi, perché adesso i ragazzi e le ragazze vengono estratti nell'acqua, dopodiché adesso prendiamo il cibo per aiutarli a riprodursi. Ecco qua, qui abbiamo le alghe, estratto di alghe, macerato di alghe più che altro, e lo versiamo all'interno del tè. Ecco, io poi sciacquo chiaramente. Allora, il tubo, ecco questo me lo sono scordato, il tubo deve essere poi attaccato a un aereatore, un pezzetto di plastica con varie uscite, varie bocchettine, e lo mettiamo al fondo. Quindi io ho usato un mattone legato con una cordicella, che appunto tiene giù questo pezzetto di plastica con le varie bocche dove esce l'aria. E basta, semplice. Aspettate un attimo che adesso appunto faccio questo. Poi andiamo ad aggiungere un pochino di fosforo, macerato di luppolo. Sciacquo sempre il bicchiere. E poi andiamo ad aggiungere 250 grammi, in questo caso sono 80 litri, quindi andiamo a vedere, crusca 125, fai sui 100 grammi, 90-100 grammi di crusca per 80 litri. E quindi adesso lo misuriamo con questo qui. Thank you.
Ecco qua, quindi su per giù, questa qui è la crusca, non ce ne vuole tanta, la mettiamo dentro. Allora, la crusca chiaramente, essendo molto alta in carboidrati, aumenterà la schiuma che si verrà a produrre dalla bollitura appunto con l'aria. E questo è buono perché chiaramente fa capire che ci sono carboidrati e zuccheri a disposizione per i batteri, per la riproduzione, e quindi dormiamo sogni tranquilli. Ok, questo è il tè di composto areato e poi andremo a vedere l'effetto che farà dopo che l'abbiamo spruzzato. Grazie a tutti. Vediamo adesso appunto che si è scurita l'acqua soltanto dopo un'ora di bollitura. Possiamo iniziare a vedere delle bolle che si formano all'interno. Ecco, questa è la dimensione giusta delle bolle. Ecco, non deve essere più di 2 cm, 2 cm e mezzo di larghezza e neanche troppo meno. Se le bolle sono troppo piccole andranno a rompere la membrana cellulare dei microrganismi. Ecco qua. E questo adesso bollirà in questo modo per 12-24 ore, nel nostro caso probabilmente quelle 14-15 ore, quando adesso lo testiamo col microscopio durante la bollitura per vedere effettivamente quanti e quali microrganismi sono presenti.